Continuiamo le nostre lezioni sulle basi dei sistemi in spazio di stato. Facciamo un attimo un brevissimo riassunto di quello che abbiamo visto la volta scorsa. Allora, abbiamo visto, diciamo, l'operazione di linearizzazione, che è un concetto che voi già avete dall'analisi. Dal punto di vista delle proprietà dei sistemi dinamici, l'aspetto importante della linearizzazione è che quando io vado a linearizzare, le proprietà locali cambiano in base al punto, o meglio, alla traiettoria rispetto alla quale io sto linearizzando. Questo è Il professore abbastanza. si è bloccato. Si è bloccata la trasmissione. Si è bloccata la trasmissione. Io. Cioè è on, però si è bloccato. Ok, adesso si è sbloccata. Ah, va bene. Allora, forse qui c'è un cavetto Ethernet. Se vado a vedere, mi sa che ho visto il cavetto Ethernet nell'armadio. Un attimo solo. Cari. Questo era quello con internet. No, questo. Allora, io non so se hanno aggiunto l'altro access point come avevano detto, se non lo hanno fatto, probabilmente qui a un certo punto, diciamo, cadrà la linea. Quindi, più che dirmela a voce, mi deve mandare SMS quando poi cade la linea, va bene? Sì. E poi magari mi metto in hotspot col cellulare, sperando che non sia necessario. Allora, per cui la linearizzazione ci dice che quando noi abbiamo un sistema non lineare, sì, che bello, linearizziamo e poi utilizziamo tutti gli strumenti matematici dei sistemi lineari, però dobbiamo sapere che quello che noi otteniamo ha una validità locale. Cosa vuol dire locale? Beh, dipende dalla non linearità. Non si può quantificare fino a che punto il modello è valido e poi no, perché è un degrado che, diciamo, è continuo e poi non si sa quando i risultati sono o meno significativi. No, la linearizzazione ci semplifica la vita, ma. Poi abbiamo visto il modello esplicito. Il modello esplicito cosa ci dà? Beh, il modello esplicito ci dà una soluzione, ci fornisce l'espressione simbolica dell'andamento dello stato e dell'uscita in funzione delle condizioni iniziali e dell'ingresso. Per cui, di fatto, è, come dire, la soluzione dell'equazione alle differenze o dell'equazione differenziale. La cosa, diciamo, ci potrebbe tranquillizzare e dire, vabbè, ma se io so risolvere il modello matematico, e lo so fare alla terza lezione, perché io ho bisogno di andare avanti per tutto un corso di teoria dei sistemi? E perché risolvere uno specifico modello matematico non ci consente di generalizzare, non ci consente di capire il funzionamento rispetto ad altri tipi di ingressi o a sistemi dinamici con proprietà analoghe. Per cui abbiamo bisogno di una serie di strumenti matematici, che quelli che acquisiremo nel corso di questo modulo, per affrontare e risolvere una serie di problemi ingegneristici. La soluzione, sì, è numerica. Questo alla fine è quello che fa il Simulink quando voi gli chiedete di fare una simulazione. Questo nel tempo discreto, questo nel tempo continuo. Il Simulink, il MATLAB, qualsiasi programma di calcolo numerico, non è in grado di risolvere un'integrale, per cui questo integrale viene approssimato con un'opportuna discretizzazione, quindi con equazione di differenze. Questo è il motivo per cui abbiamo avuto un po' di problemi col vettore dei tempi quando abbiamo fatto le simulazioni, perché se noi lasciamo fare a lui, bisogna vedere qual è il default del Simulink, e magari lui non usa un passo di campionamento costante, perché usa altri algoritmi. C'è un mondo di come si risolvono le equazioni differenziali. A noi non interessa assolutamente. L'importante, perché noi affrontiamo dei sistemi semplici, e se ci sono delle non linearità dolci. Per cui a noi l'importante è che noi siamo in grado di configurare il Simulink per farci la simulazione come serve a noi. Va bene? Però sappiate che dietro c'è una complessità dovuta a quei motivi. E qui abbiamo scoperto una cosa che oggi, diciamo, su cui oggi
dedicheremo un po' di cose. E questa matrice che chiamiamo matrice di transizione dello stato, che nel tempo continuo è l'esponenziale di matrice per le condizioni iniziali, e nel tempo discreto è, diciamo, quello che si chiama anche esponenziale discreto, no? La potenza alla k della matrice per le condizioni iniziali. Questa è una matrice estremamente importante, la matrice A e quindi anche la MTS sono estremamente importanti perché rappresentano l'informazione più importante del sistema dinamico, cioè i suoi modi che studieremo domani. Che cosa abbiamo visto all'ultima lezione? Abbiamo visto che se la mia matrice ha una struttura particolare, cioè è diagonale, vuol dire che ha tutti gli elementi nulli tranne quelli sulla diagonale. In quel caso, partendo semplicemente dalla definizione, il calcolo della matrice di transizione dello stato è banale, però solo in quel caso. In particolare, nel tempo discreto, è una matrice diagonale in cui su ogni elemento io ho lambda con 1 elevato alla k, cioè l'elemento corrispondente come se fosse un modo, diciamo, un polo, diciamo, di una funzione di trasferimento ingresso-uscita. E per quanto riguarda la matrice di transizione dello stato, ho la stessa cosa. Quindi ho l'esponenziale scalare dell'autovalore lambda con 1, lambda con n, nell'elemento diagonale corrispondente. Adesso noi vogliamo imparare a calcolare la matrice di transizione dello stato per un sistema dinamico qualsiasi. Va bene? Quindi con una matrice dinamica qualsiasi. Ed è quello che cominceremo a fare. Poi la proprietà di separazione, qua giusto rinfresco le idee con questo grafico e con lo slogan. La proprietà di separazione ci fa capire cos'è lo stato. Lo stato sintetizza la storia passata del sistema. Se io voglio calcolare x di t, in questo caso ho fatto una sola linea, però sappiamo che x è un vettore, quindi le varie componenti dell'andamento dello stato, io di cosa ho bisogno? Beh, io ho bisogno delle condizioni iniziali, x t con 0, e di tutta quanta la funzione analitica che descrive l'ingresso, da t con 0 a t, ok? Ma se io conosco lo stato in t con 1, è sufficiente che io conosca, oltre allo stato in t con 1, l'andamento dell'ingresso da t con 1 a t. Tutta questa parte qua io la posso buttare via. Per cui questo è il significato, è un possibile modo per vedere qual è il significato dello stato di un sistema dinamico in spazio di stato. E adesso, dopo il riassuntino, passiamo prima a vedere cos'è una trasformazione di similitudine, poi un primo metodo per calcolare la matrice di transizione dello stato. Oggi ci fermiamo qua e domani, diciamo, usiamo queste informazioni per fare l'analisi modale. Ok, vediamo la trasformazione di similitudine. Allora, partiamo da una domanda. Questo è il mio bel circuito RLC. Durante la lezione introduttiva, io ho ricavato un modello matematico dicendo prendo come variabili di stato la corrente e la tensione ai capi del condensatore. Ok? Questa scelta io ve l'ho fatta calare dall'alto, non vi ho detto perché. E poi subito dopo ho detto ok, riscriviamo il modello, però invece di prendere la tensione ai capi del condensatore, io prendo la corrente. Ok? E abbiamo ricavato anche questo altro modello. E abbiamo visto che cosa? Andiamoci a prendere un attimo le equazioni. Eccolo qua, eravamo proprio a queste equazioni qua. Allora, questo è il primo modello. Abbiamo applicato, diciamo, le equazioni di equilibrio che vengono dalla conoscenza della fisica del problema. E cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto questo modello qui. Quindi, con questa matrice dinamica, che è quella che avete simulato venerdì scorso. Va bene? Ok, perfetto. Poi dico, vabbè, ma io scelgo. Posso scegliere un'altra coppia di variabili, posso
come stato del mio sistema dinamico. Anche il fatto che siano due e non otto, non siamo entrati troppo nel dettaglio, va bene? Questo è un sistema dinamico del secondo ordine, non abbiamo tempo, diciamo, in questo corso di vedere, diciamo, troppi aspetti di modellistica. In maniera intuitiva rimaniamo che se ci sono degli elementi in grado di immagazzinare energia, questi ognuno di loro rappresenta una variabile di stato. È abbastanza dogmatico detto così, non è molto, diciamo, giustificato, però non abbiamo il tempo per fare tutto, per cui sono due gli elementi di stato, più sarò io a dirvelo durante il corso, va bene? Quant'è la dimensione dello stato? Sono alla fine le equazioni differenziali del primo ordine che riuscite a fare. Quindi io potevo scegliere questo x', che è uno stato diverso, e beh, io avrei avuto una matrice dinamica diversa, avrei avuto una matrice degli ingressi diversa e una matrice delle uscite diversa. Ok? Ora, cosa mi dice l'intuito? L'intuito mi dice che qui io ho un sistema fisico. Se metto un certo ingresso e leggo una certa uscita con un sensore, questa realtà fisica non può cambiare in base al modello matematico che io ne sto facendo, altrimenti, diciamo, questo va proprio in contrasto con le mie conoscenze di fisica elementari. Però qualcosa cambia, e se io scelgo uno stato invece di un altro, magari posso sfruttare questa cosa per affrontare meglio altri problemi. Ed è quello che faremo. Per cui adesso quello che vediamo oggi è la cosiddetta trasformazione di similitudine, e cioè vogliamo vedere che legame sussiste fra sistemi che chiameremo simile per un motivo ben chiaro, e che alla fine rappresentano questo caso, cioè il fatto che io possa scegliere diverse componenti dello stato. Allora, vediamo la definizione matematica di questo concetto. Allora, nella definizione c'è poco, diciamo, qua c'è poco da adesso da scrivere, alla pagina dopo prendiamo. Allora, se io prendo un sistema in spazio di stato, quindi ISU abbiamo capito che che significa ingresso, stato, uscita, è l'acronimo, è lineare e stazionario, sono ipotesi che faccio io. Il fatto che sia lineare e stazionario mi consente la linearità di scriverlo in forma matriciale e la stazionarietà di dire che A, B, C e D sono matrici costanti di numeri. Ok? Quindi ho sfruttato queste due ipotesi e scrivo il modello in questo modo. Le dimensioni sono sempre le stesse. Parto dal tempo di scritto. Come vi ho detto, è volutamente arbitrario il fatto che a volte parto col tempo di scritto, a volte col tempo continuo. E ora la trasformazione di similitudine è una definizione. Si definisce la trasformazione di similitudine che cosa? Questo legame tra lo stato X del sistema, chiamiamolo originario, e lo stato zeta di un sistema che chiamiamo simile. Questo legame avviene tramite una matrice P quadrata, n per n, di rango pieno per ipotesi. La scelgo io la P, ok? Devo fare in modo che sia di rango pieno. In questo modo io creo un sistema simile nella variabile zeta. Allora, a questo punto però voglio capire x uguale pz, che cos'è dal punto di vista metrico. Allora, x uguale pz. X è un vettore, facciamo il caso 2 così lo scrivo facilmente qui. E P è una matrice di rango pieno, quindi il determinante è diverso da zero, questa è l'unica cosa che so.
Allora, io sto dicendo che ci deve essere questo legame, e ora faccio anche il prodotto. Quindi che cosa ottengo? Ottengo che x1 è uguale a p11 z1 più p12 z2. x2 è uguale a p21 z1 più p22 z2. Ho semplicemente svolto il prodotto matriciale qua riga per colonna. E ottengo cosa, no? E poi riga per colonna. Molto molto semplice. Quindi che legame c'è? Beh, un legame di combinazione lineare. Poi il fatto che questo sia di rango pieno mi permetterà di fare una cosa abbastanza semplice, e cioè di moltiplicare per p a meno 1 a destra e a sinistra. Ok? E quindi dire che trovare z se conosco x e viceversa. Per ipotesi è di rango pieno. Ora, qui è per capire un po' che legame c'è, quindi c'è una combinazione lineare di rango pieno. Adesso vi dico solamente di fare attenzione: se trovate degli appunti in giro o consultate libri di testo, a volte trovate la definizione opposta, cioè z uguale px, quindi tutte le formule sono invertite. Quindi quando vi arriva una formula legata alla trasformazione di similitudine, ma questo io lo dico sempre per tutto quanto, andate sempre a vedere le definizioni, come hanno definito le variabili. Quindi quando c'è un legame fra le variabili di stato, noi significa che possiamo costruire un sistema che viene definito simile oppure equivalente, sono usati entrambi i termini, nella variabile z. Guardate, fra il sistema che chiamiamo originario e il sistema simile, cosa cambia? Guardate bene, facciamo prima dire cosa rimane uguale. Beh, l'uscita e l'ingresso. Ok? Abbiamo cambiato lo stato e ora vediamo come cambiano le matrici. Beh, le matrici cambiano in questo modo. Facciamo la definizione, ma facciamo la dimostrazione, ma è talmente banale che vedrete che il legame fra la matrice dinamica del sistema simile e quella del sistema originario è un legame noto, e A' uguale P a meno 1 A P. Vogliamo vederlo? Vediamolo un attimo. Allora, se io ho che x, state vedendo, no, state vedendo questo. Ok. Se io ho che, dove sta? Stiamo facendo tempo discreto, giusto? Xk più 1 è uguale ad a xk, faccio solamente per la, poi dopo è uguale. E x è uguale a p per z. Vado a sostituire e ottengo, poiché p è costante, ottengo che posso scrivere che p per z k più 1 è uguale ad a per pz in k. Ma poiché, diciamo, il sistema, la matrice P è invertibile per ipotesi, perché ho scelto una matrice di rango pieno, quello che io ottengo è semplicemente un sistema. Professore, si è bloccata la trasmissione dello schermo. Allora, si è bloccata la trasmissione dello schermo. Mi faccio vedere. Io qui vedo che si aggiorna. Siccome il tablet è in rete, vuol dire localmente il wifi mi sta funzionando. Provo a Lei ricaricare la. Ah, ok, adesso si è aggiornata, perfetto, adesso è andata. ha. Ok, va bene. Ogni tanto bufferizza. Va bene. Allora, quello che io ottengo. E questo legame, questo è A', va bene? Quindi questo è il legame. Ovviamente BU è banale, nel senso che qua avevo più B1 di K,
e chiaramente vado a moltiplicare a sinistra, mi trovo P a meno 1 B1. Ok? Per cui questo è il legame che sussiste tra la matrice dinamica del sistema simile a quello originario, B' uguale a P a meno 1B, fate voi la sostituzione e lo trovate anche per gli altri, e questo è quello che abbiamo appena fatto, no? L'abbiamo ottenuto per sostituzione. E dici, sì, vabbè, ma che ci frega, questa è la definizione. Vediamo qual è il legame che sussiste fra sistemi simili per esempio, la matrice di transizione dello stato. Allora, guardate, esiste un legame abbastanza forte per cui se io conosco, guardate questa formula, a' elevato alla k sarà uguale, è uguale a p a meno 1 a elevato alla k p. Cosa significa? Sempre p è un dato perché p lo scelgo io. Questo significa che se io conosco la matrice di transizione dello stato di un sistema, posso ricavare la matrice di transizione dello stato di tutti i sistemi simili. Ma allora vuol dire che posso sfruttare i sistemi simili per calcolare la matrice di transizione dello stato in una forma nella quale è facile calcolarla. L'abbiamo vista, la forma diagonale. E poi tramite una P opportuna calcolarla per uno qualsiasi. Quindi io ho portato il problema a non quello di calcolare la MTS per un sistema qualsiasi, ma trovare la P che mi diagonalizzi la matrice dinamica. Va bene? E vedremo che è molto semplice, per cui sarà sistematico trovare questa cosa e ci darà delle informazioni abbastanza utili sul sistema dinamico. Come si ottiene questa relazione? Guardate, lo facciamo, ma è veramente banale. Allora, aprimo alla K è uguale ad A' per se stesso, A' K volte. È giusto? Ma chi è A'? A' abbiamo detto che P a meno 1 a P. Quindi P a meno 1 a P, P a meno 1 a P, eccetera, eccetera, K volte. Ma le parentesi tonde non servono perché la proprietà associativa ce l'hanno le matrici, cioè io adesso questo prodotto posso scegliere io l'ordine, sono tutte matrici quadrate, posso scegliere io l'ordine con cui fare l'operazione. Io non posso commutare il prodotto matriciale, però scegliere uno prima dell'altro lo posso fare, quindi io prendo e cancello tutte le parentesi tonde che ci stanno. Aspetta, questa la lascio. E che cosa scopro? Beh, scopro che io sto facendo P per P a meno 1 per tutte quante le matrici tranne la prima e l'ultima che sta qua. Va bene? Quindi che cosa rimane? Beh, rimane P a meno 1 A per A K volte per P, ma chi è A per E? È A alla K ovviamente per P. Ok? E quindi banalmente abbiamo trovato la dimostrazione che, come ho detto, sarà molto utile. Ok, questa è la prima cosa. Poi, beh, questa io, diciamo, la voglio trovare dal punto di vista matematico. A me, diciamo, mi conforta sempre se io riesco a dimostrare le cose, però l'intuizione, la fisica mi dicono che se non fosse così io avrei problemi ben più grandi che non questa dimostrazione. E cioè,
l'invarianza ingresso-uscita. Se io sollecito il mio sistema con un certo ingresso e calcolo l'uscita, deve essere la stessa, indipendentemente dalla mia rappresentazione interna dello stato. Altrimenti ho sbagliato qualcosa nella modellistica. Va bene? Non avrei utilizzato il termine sistemi equivalenti. Io li chiamo simili, preferisco simili, però si trova nei libri di testo anche sistemi equivalenti. Okay. La dimostrazione come avviene? La dimostrazione avviene anche questa per semplice sostituzione. Vediamo un attimo, questa carico però il PDF, un attimo solo. Allora. Questo che file allora, un attimo solo che sto caricando il file per lei che è in remoto. Allora, ok, allora vediamo un attimo, diciamo, questa Y con K. Io che cosa faccio in questa prima riga? Sto semplicemente scrivendo il modello esplicito che abbiamo trovato la scorsa lezione. Va bene? Per cui uso che cosa? Le matrici del sistema simile, e quindi questo è espresso rispetto a Z e alla matrice che abbiamo detto con apice. Va bene? Per cui C' apriamo la K per le condizioni iniziali, più, qua c'è il forzamento, e ho messo anche l'eventuale presenza del sistema di primo, che è un sistema improprio. E ora, beh, ora io non faccio nient'altro che al posto di C', io sostituisco la sua espressione C per P. Al posto di A' elevato alla K più o meno 1 alla KP che abbiamo appena trovato, e faccio la stessa cosa dappertutto. Quindi lo faccio qui, lo faccio qui e lo faccio in B', che è P a meno 1 per B. Ok? L'unica cosa che devo osservare, per cui qui io ho una serie di semplificazioni, P a meno 1. L'unica cosa che devo osservare adesso è all'interno di questa sommatoria. E io ho un po' di cose apparentemente strane, in realtà sono estremamente semplici, perché qua ho un P per P a meno 1, no, lo devo fare così. Qua ho un P per P a meno 1 che cancello pure, e questo P a meno 1 è all'interno della sommatoria, però poiché non è funzione dell'indice sommatoria, lo posso portare fuori e lo posso semplificare con questo. Beh, alla fine che cosa ho ottenuto? Ho ottenuto il modello esplicito nel sistema originario. L'unica osservazione ulteriore che devo fare è che x con 0 qui è p per z 0. Ok, semplice sostituzione. Non c'è niente di concettuale in questo passaggio, però io poi alla fine arrivo a ottenere, diciamo, il sistema, e questo mi fa piacere. Significa che la y è la stessa partendo da u uguale. E poi partendo da condizioni iniziali, x con 0 è uguale a pz con 0, ok? Quindi ovviamente partendo dalle stesse condizioni iniziali. Questa proprietà è l'invarianza ingresso-uscita fra sistemi simili. Ok? Quindi abbiamo visto un'altra cosetta.
Se ora andiamo nel tempo continuo, beh, nel tempo continuo io risparmio un po' di fiato perché vi faccio notare una sola cosa. Questa pagina qua, queste sono scritte in LaTeX, no? Per cui è un linguaggio compilato, io ho preso il sorgente dell'altra pagina e ci ho sostituito solamente x punto al posto di xk più 1. Perché? Perché guardate, noi abbiamo, diciamo, giocato con le matrici. L'operazione di derivata temporale o equazione differenziale non è entrata in gioco. Per cui, gli stessi passaggi che mi hanno portato a, diciamo, a dare questa definizione, perché poi questa è una definizione, li posso rifare tale e quale per il tempo continuo, con tutto, diciamo, la dimostrazione di quale sia il legame fra le matrici dinamiche per sostituzione, punto e basta. Ok? Per cui, diciamo, risparmio il fiato e so che nel tempo continuo è esattamente la stessa cosa. Tant'è vero che in alcuni libri di testo voi questo argomento lo trovate rappresentato come, beh, qui non mettono né x punto né xk più 1, ma alcuni libri di testo definiscono un nuovo simbolo e dicono in base al contesto questa o è una derivata temporale oppure un incremento unitario, che va benissimo, però secondo me, diciamo, può essere un po' più di difficile di gestione in un corso universitario. Va bene per un testo, diciamo, dottorato, se già ci si lavora, se no, quindi è meglio separarli anche a costo di essere ridondanti e di ridare due volte le stesse informazioni. Ok? Ok, ma allora per un tempo continuo qual è la relazione tra le matrici transizione dello stato? Beh, la relazione è molto interessante perché formalmente molto simile a quella precedente. E cioè, la matrice di transizione dello stato del sistema simile è uguale a P a meno 1 per la matrice di transizione dello stato del sistema originario per P. Quindi, se io la scrivo in questo modo, è esattamente uguale a quella precedente, che poi l'ho riscritta sotto, vedete, mi serve per serve per la dimostrazione. Qui c'è tempo continuo e qui c'è tempo discreto. Quindi, dal punto di vista, diciamo, simbolico, sono vicine fra di loro. Come si fa questa? Come si dimostra questo? Beh, vediamo un attimo come si dimostra. Anche in questo caso sono dei passaggi che non ci spaventano. Allora, se io faccio così, no, lui se la perde. Ah, se l'è persa. Un attimo solo perché si è perso il PDF, quindi lo devo ricaricare. Devo trovare un modo per farlo un po' più velocemente questo passaggio. Soprattutto non lo devo perdere. Ok, allora, come faccio questo passaggio? Beh, guardate, qui io non faccio nient'altro che applicare elevato ad a primo t a chi è uguale. Magari ricordo la definizione di esponenziale di matrice e so che è la sommatoria, quindi elevato ad a primo t è uguale la sommatoria, e io qui ho a primo elevato alla k per t elevato alla k diviso k fattoriale. Va bene? Ok. Ma a primo elevato alla k so bene, perché l'ho appena richiamato alla memoria, che è uguale a p a meno 1 a alla k
Ah, questo è brutto un attimo. A' elevato alla k è più o meno 1 alla kp, ok? Dopodiché più o meno 1 e p li porto fuori dal segno di integrale e di sommatoria, uno a sinistra e uno a destra, va bene? Sempre per lo stesso motivo, non è commutativo, quando metto in evidenza devo dire da che lato. Tutto il resto, questa è una sommatoria, quindi per meno 1 si trova a sinistra di tutti i termini, termini la sommatoria, lo posso portare fuori. Guardate, k fattoriale e t elevato alla k sono degli scalari, per cui in questo discorso, tra virgolette, non entrano in gioco, nel senso che questo t elevato alla k, no, lo posso tranquillamente mettere qua, lo posso spostare in un prodotto matriciale. Se io ho delle matrici... M, se io ho M per N per uno scalare rho, questo qua è uguale a M per rho per N. No, lo posso spostare dove mi pare lo scalare, non cambia il prodotto. E a questo punto che cosa devo osservare? Bah, devo semplicemente osservare che questa è la definizione esponenziale della matrice nel matrice dinamica A ed ho ottenuto la mia relazione. Ok? Molto molto semplicemente. Ok. Anche per il tempo continuo, quindi se io sono in grado di calcolare la matrice di transizione dello stato per un sistema, sono in grado di calcolarla per tutti i sistemi a lui simili. Vale anche l'invarianza ingresso-uscita e anche in questo caso, diciamo, fatemi sorvolare la dimostrazione che avviene per semplice sostituzione. Calcolo y di t nel sistema simile, condizione iniziale z0, faccio le sostituzioni, semplifico p a meno 1 ovunque compaia, si semplifica dappertutto tranne p per z0, ma p per z in 0 è proprio x in 0, ok? Quindi niente di. Ora guardiamo un'altra cosa che vale sia per il tempo continuo che per il tempo discreto, quindi come ho scritto qui. Quindi questa pagina non ha proprio il tempo se vedete, nel testo, non compare proprio nessuna operazione. Perché? Perché è una semplice proprietà delle matrici. E vediamo che proprietà è. Gli autovalori non cambiano tra due sistemi simili. Guardate, gli autovalori, lo vedremo bene oggi che cos'è? Oggi è martedì, lo vedremo bene domani. Ma voi avete già il concetto di poli di una funzione di trasferimento e già vi ho detto che concettualmente gli autovalori giocano un ruolo che è simile a quello dei poli, un po' più esteso, ma praticamente sono come poli, e sono legati quindi alle costanti di tempo del mio sistema dinamico. Allora, anche qui usiamo l'intuito fisico, ma se il mio circuito RLC che ho simulato venerdì scorso va a regime con ordine di grandezza dei microsecondi, quindi ha una certa costante di tempo, che quindi significa un certo autovalore. Ma se io cambio il modello matematico su un pezzo di carta, posso mai rendere più veloce o più lento il mio circuito che fisico ce l'ho qua sulla scrivania? No. E allora questo significa che, diciamo, l'intuito mi dice che questa proprietà è vera e ora ce lo facciamo di pure dalla matematica. Dobbiamo calcolare il determinante di lambda i meno a', che sarebbe quindi gli autovalori di a'. Ok? E vediamo a che è uguale. Tiro fuori un teorema che mi ha detto un vostro collega, fra l'altro l'anno scorso, ma io non sapevo come si chiamasse, che è il teorema di Cauchy-Binet, e cioè il determinante del prodotto è pari al prodotto dei determinanti. Ok? Quindi c'è un teorema che mi dice questo. Ok, scusate, il teorema mi viene dopo.
So questo dalla geometria, ho mischiato due proprietà diverse le proprietà, chiedo scusa. Allora, so dalle proprietà matriciali che il determinante dell'inversa della matrice, per il determinante della matrice da 1 scalare, il determinante è uno scalare, quindi questo non è identità, questo è l'1 scalare. Ok? Si può dimostrare, non lo dimostriamo. E adesso calcolo questo determinante. Allora, facciamolo un attimo. Giusto i passaggi per non lasciare. Allora, se io cambio il foglio, mi perdo una cosa. Allora. Allora, facciamo un attimo questa operazione. La prima cosa che faccio, parto dal determinante di lambda i meno a'. Ok? La prima cosa che faccio è sostituisco ad A' la sua espressione come P a meno 1 per A per P. Ok? Quindi determinante. Ora, che cosa faccio qui? Beh, io qui scrivo la matrice identità come P a meno 1 per P, va bene? E quindi qui io ho semplicemente scritto la matrice identità come lambda P a meno 1 per P, non ho fatto nient'altro. Poi, dopo l'uguale, faccio pure un altro micro passaggio, e cioè porto il lambda dentro. Abbiamo detto che lambda è uno scalare, per cui posso invertire l'ordine del prodotto quando c'è scalare in matrice, quindi sto facendo semplicemente questo. A questo punto osservo che qui ho P a meno 1 lambda P meno P a meno 1 a P, e quindi che posso mettere in evidenza P a meno 1 a sinistra e P a destra. Ora sfrutto il teorema di Cauchy-Binet. Ho il determinante del prodotto e questo è il prodotto dei determinanti, quindi teorema di determinante P a meno 1, determinante lambda I meno A, determinante di P. A questo punto semplifico questo con questo perché fanno 1. E vi chiedo, ma non vi ho sempre detto che non si può alterare l'ordine delle moltiplicazioni con le matrici? Perché qua lo posso fare? Perché il determinante è uno scalare. Perché il determinante non è una matrice, ok? Per cui diciamo non ho assolutamente violato alcuna cosa. Ma allora tutti questi micro passaggi a cosa mi sono serviti? Mi sono serviti per dire: guarda, il determinante di lambda i meno a primo, che è un polinomio in lambda, è proprio uguale al determinante di lambda i meno a, che è altrettanto un polinomio in lambda. Vuol dire che i valori sono gli stessi. Ok, e ci siamo quindi anche convinti di questa cosetta. Chiedo scusa, e gli autovettori? Beh, gli autovettori no. Gli autovettori sono delle direzioni nello spazio dello stato, di Rn. Io sto cambiando lo spazio di stato, anzi, intenzionalmente sto cambiando. Se pensate che nel nostro circuito RLC, in un caso lo stato è una corrente e una tensione, nell'altro caso sono due correnti. Io sto cambiando anche il significato fisico degli elementi dello stato. Quindi gli autovettori, diciamo, non c'è nessun motivo per cui siano uguali, infatti non lo sono. Allora, beh, allora la scalatura
Noi non abbiamo saltato la scalatura durante l'introduzione. Andiamocela a prendere la scalatura e vediamo perché a volte si fa la scalatura. Allora, la scalatura che cosa mi dice? Beh, la scalatura mi dice, guarda, poiché le unità di misura sono diverse, spesso quello che succede è che io ho dei valori numerici molto diversi fra di loro nelle variabili di stato. Questo non ci stupisce perché venerdì scorso voi avete plottato lo stato, salvo poi scoprire che voi stavate plottando una grandezza in volt che per il circuito specifico aveva una grandezza, un ordine di grandezza del volt, no, era 3 in quel caso. È una grandezza in ampere sempre per quel circuito specifico che era dell'ordine di grandezza di 10 a meno 3. Per cui una cosa del genere l'andate a plottare in un sistema che da solo decide quali sono i range e sembra 0 oppure uno dei due magari esce fuori e così via. Può essere utile scalare le variabili, e cioè che cosa fare? Dico, vabbè. Faccio invece di cambio l'unità di misura, invece degli ampere uso i milliampere e in questo modo diciamo ce l'ho più o meno numericamente analoghi. Lo posso fare alterando il sistema dinamico se io faccio questo giochino. Beh, la scalatura è una cosa del tipo x' uguale matrice quadrata a rango pieno per x, per cui senza entrare nel dettaglio, ma la scalatura mi porta in un sistema simile. Quindi significa che posso fare la scalatura sapendo che le proprietà del mio sistema dinamico cambiano secondo le proprietà dei sistemi simili. Va bene? Quindi se ho questo problema di avere valori numerici molto diversi tra di loro, che mi danno fastidio per tanti motivi, allora io posso dire, va bene, scalo delle variabili. So che il legame è un legame analogo a quello di un sistema simile, per cui io porto, diciamo, il mio sistema in un sistema di questo tipo qua. Ok? E quindi la scalatura è una trasformazione di similitudine che non altera gli autovalori. Va bene? Ok. Allora, dove stiamo? Facciamo una piccola pausa prima di vedere un po' il metodo di Sylvester. Avete domande su questa parte? Allora, io interrompo la registrazione. Sono le 9:52, Evangelista, alle 10, va bene? Perfetto, va bene.